Sto giro invece gli applausi tocca farli a Dybala. L'ha decisa lui, c'è niente da fare, una tripletta che parla da sé. Quanti gol ha fatto? 8 in 4 di campionato? In più i due della Supercoppa, purtroppo, ribadiamo, contro il Barcellona a secco, però speriamo che ci sono altre 5 partite in Champions, speriamo possa tenere questa media o quantomeno simile, ne basterebbe anche una giornata anche in Champions, però fenomeno, secondo me. In questo campionato è di un'altra categoria. Poi certo, dopo è sempre opinabile, però al momento la media parla un pochino da sé, sempre decisivo, sempre migliore in campo, sempre che si è preso la squadra sulle spalle. E purtroppo mi tocca dire nel primo tempo, nonostante il gol bellissimo di Dybala, assolutamente imparabile, potevamo tranquillamente raddoppiare in quanto il Sassuolo ti lasciava giocare, non pressava, era rinchiuso nella sua metà campo, ma allo stesso tempo ti dava la libertà di gioco. E in quell'occasione secondo me potevamo tranquillissimamente trovare un altro gol. Ci eravamo andati vicini con Higuaín che anche oggi ha fatto una prestazione. Stendiamo un pelo venoso, ma più che altro proprio per il comportamento in sé del Sassuolo, che quest'anno è veramente molto in difficoltà, non avendo mai vinto una partita, ne ha perse tre, ne ha pareggiata una. Potevamo tranquillamente chiudere già il primo tempo, magari sul 2-0, per avere una certa tranquillità. 2-0 che è arrivato invece nel secondo tempo e qualche istante dopo, neanche farla apposta, si riapre la partita e paradossalmente in una partita completamente dominata dove il Sassuolo fondamentalmente non aveva fatto nulla, a parte un tiro che era stato fischiato fuori gioco, ma in caso in cui avesse fatto gol sarebbe intervenuto il VAR perché appunto fuori gioco non c'era, non aveva praticamente mai fatto nulla, mai un tiro in porta, mai niente, per colpa di un tuo errore difensivo gli hai praticamente fatto riaprire la partita immeritatamente, perché si può dire il Sassuolo di fatto non aveva fatto niente per meritarsi quantomeno un gol per poi eventualmente riacciuffare il pareggio, mentre invece 3-1 Dybala, fantacalcio più 8.000, preso 8,5 più tripletta. E quindi ragazzi, 4 su 4, per l'amor di Dio, ancora non abbiamo affrontato squadre veramente molto importanti, però appunto in questa settimana affronteremo Fiorentina e Torino, per carità è in casa, quindi sei un pochino più agevolato, non dico che vinci o altro, però rispetto magari in trasferta, dopo le trasferte dell'anno scorso, sarebbe stato magari bello vedere una Juve vincere in trasferta contro una squadra di questo calibro, magari contro la Fiorentina o magari in un derby, però va bene così, per carità. E allo stesso tempo mi tocca piacevolmente annotare, senza gufarla, anche se sicuramente da questo momento in poi in trasferta faremo cagare, che rispetto all'anno scorso che andavamo in una difficoltà assurda, non contro il Sassuolo, perché anche lì l'anno scorso in una mezz'oretta 2-0 partita chiusa, due partite, due vittorie anche abbastanza, anzi, abbastanza agevoli, no, contro il Genoa è stata una sofferenza molto grande, però comunque una Juve differente dall'anno scorso anche in trasferta al momento, perché poi, per carità. Ci sarebbe, secondo me, la difesa ancora un pochino da rivedere, perché Rugani molto spesso si perdeva all'uomo, purtroppo, ma ogni tanto lasciavano degli spazi, c'erano delle lacune abbastanza importanti e mi auguro con tutto il cuore che queste lacune verranno mano a mano messe a posto, perché alla fine è importante, va bene che ne stiamo facendo molti di gol per carità, però comunque sai, se riesci a evitare errori evitabili è sempre meglio. Lichtsteiner ha fatto una partita veramente brutta e a proposito il gol del 2-1 è avvenuto anche grazie a una sua copertura ipotetica, perché di fatto ci siamo riabituati all'Lichtsteiner dell'anno scorso che le chiusure neanche a morire. Poi Matuidi bene, comunque ha giocato in un, non in un ruolo non suo, però in un modulo propriamente non adatto a lui, però come dice anche giustamente Allegri deve conoscere bene i compagni, i meccanismi o altro, e considerando che a centrocampo siamo abbastanza pochi, ci sta magari provarlo in un centrocampo a due, anche se comunque non ha sfigurato, ha corso come un animale, ribadisco il piede è quello che è, però ci può stare, è uno di corsa. Poi Cuadrado non mi ha esaltato più di tanto, però ha fatto la sua gran partita di corsa. Higuaín mi auguro solamente che trovi la forma il prima possibile, perché dispiace proprio vedere Higuaín in questa condizione. Detto ciò, sono
Se la pensi come me, lascia un mi piace, scrivimi qui sotto il tuo parere sul match. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Io ti mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!